Bene, amici carissimi, siamo in diretta, appunto, mi vedete? Io sono Giuseppe Notaro e sono il titolare della pagina Facebook dalla quale mi ascoltate e sono qui a raccontarvi quello che sarà appunto Radio Lontra Siracusa. Radio Lontra Siracusa è una rubrica che nacque nel lontano 1991 come rubrica appunto di appuntamenti, conferenze, dibattiti, almeno per alcuni mesi. Poi nel corso del tempo diventò invece una rubrica di informazione dove trattavamo spesso e volentieri dei diritti degli animali, ma anche della varia umanità che ci circonda. Perché non tratteremo soltanto dei diritti degli animali, ma parleremo anche di politica istituzionale, magari legata anche al tema dei diritti degli animali. Parleremo di quanto l'Europa, per esempio, decide ogni volta per quanto riguarda sempre il tema dei diritti degli animali. Guarderemo comunque al mondo del volontariato italiano, naturalmente, perché il volontariato italiano è variegato. C'è il volontariato animalista, c'è il volontariato ambientalista, c'è il volontariato laico, c'è il volontariato cattolico, c'è il volontariato a 360 gradi, per cui cercheremo appunto nel nostro piccolo, perché sarò io ad occuparmene ovviamente, di avere anche qualche ospite telefonico prossimamente. Quindi è questa la caratteristica di Radio Onda. Adesso mettiamo appunto ancora sotto in appunto in sottofondo la nostra sigla del grande George Washington. Scusate se ogni tanto guardo l'altro monitor. Sicuramente cercheremo di tenere gli occhi e le orecchie ben aperti sulla nostra realtà, su quello che ci circonda. Lo faremo anche in gemellaggio con Radio Camaleonte, che è nata da un'idea della carissima amica Katia Platino, che prossimamente comunque avremo anche nostra ospite telefonica sicuramente. E insieme Radio Camaleonte e Radio Lontra Siracusa cercheranno di stare attenti un po' a tutta la realtà. Come dicevo prima, appunto, la realtà che ci ricorda. Sicuramente ci saranno notizie provenienti un po' da tutto il mondo, perché no? Cercheremo anche di in qualche modo di chiamare intanto il telefono suona quando non dovrebbe, dicevamo, quindi cerchiamo di ascoltare un po' se ci vengono da un po' tutto il mondo. In qualche modo cercheremo di tenere l'attenzione su quello che sta accadendo, e lo sappiamo tutti benissimo. Infatti, come vedete, io sto trasmettendo dallo studio di casa mia, perché un po' tutti siamo in casa, anche perché oggi è domenica, giustamente, ma perché la legge così dice, dobbiamo restare a casa, usciamo solo per effettiva necessità. Sono passati quasi 4 minuti e mezzo, mi sembra di aver parlato anche troppo. Io per il momento vi saluto, sto già pensando ad alcuni speciali che vi trasmetterò, vi trasmetteremo nei prossimi giorni. Sicuramente sto pensando a quello del 25 aprile, anche perché tra l'altro nella pagina di Radio Camaleonte ne abbiamo scritto e discusso con diversi amici. Non sarà sicuramente la solita stucchevole presentazione, scusate, celebrazione del 25 aprile. Ecco, la sigla è pure finita, quindi per qualche attimo, ecco, la rimettiamo un attimo giusto per avere un piccolo sottofondo e non rendere il nostro discorso così noioso. E per cui, appunto, dicevo, non abbiamo grandi pretese, solo quella, l'unica pretesa è quella di informare
di informare gli amici che bontà loro ci seguiranno. Quindi per il momento io vi lascio, adesso tra un attimo alzerò ancora un po' la sigla, dopodiché l'appuntamento è alla prossima occasione. Grazie amici a tutti quelli che bontà loro mi hanno seguito fino adesso, l'appuntamento è ad una delle prossime occasioni. Ancora grazie, arrivederci.